3, 2, 1. Ciao mister, si va a Francavilla, è inutile dire naturalmente della difficoltà della partita. Con che spirito il Catanzaro si annuncia a questa gara? Tra l'altro tantissime difficoltà legate anche a un campo in sintetico, un campo stretto, però insomma credo che si vada a tentare di vincere, no? Ma ci siamo allenati da questo punto di vista sulle superfici sintetiche. Francavilla ormai è una realtà di questo campionato, già da qualche anno. Sta confermando, anzi secondo me potrebbe, per le potenzialità della squadra, potrebbe stare anche in una posizione migliore di classifica, così come noi che, voglio dire, inizialmente avevamo altri obiettivi. Partita tosta, perché poi squadra organizzata, squadra aggressiva. Mi aspetto un bel confronto, noi ci siamo preparati bene, stiamo bene e siamo pronti ad accettarlo questo confronto. All'andata fu una partita anche bella per merito di tutte e due le squadre, e mi auguro che possa essere una bella gara. Chiaramente noi andremo alla ricerca della prestazione e dei punti importanti, anche perché dobbiamo provare in qualche modo a dare continuità e a provare a recuperare posizioni in classifica. Posizioni in classifica le recuperi soltanto se dai continuità ai risultati. Adesso andremo incontro anche a un ciclo molto difficile di partite, ma con impegni anche ravvicinati, però una alla volta. Stiamo bene, siamo preparati e sappiamo cosa dobbiamo andare a fare. Senta, diceva lei giustamente, adesso Francavilla è la prima di quattro partite, no? Estremamente importanti. Ora, insomma, si sta parlando tantissimo appunto del derby contro la Regina, poi successivamente arriveranno queste altre due gare, Potenza e Bari. Io immagino che per il Catanzaro non siano decisive. Sono decisive per gli avversari, per il Catanzaro sono decisive nel senso di capire che cosa può fare il Catanzaro in questo campionato, cioè insomma il confronto contro le squadre forti, che in qualche misura è mancato nei scorsi mesi. Adesso magari può far capire che cos'è il Catanzaro, no? Ed è questo l'obiettivo, e poi quindi consolidarci dal punto di vista del modello di gioco, crescere nella condizione di tutti, soprattutto di quelli che sono arrivati, diciamo, per ultimi in questa rosa, giocare con la mentalità da grande e quindi cercare di fare la partita, accettare il confronto, dimostrare di essere sul campo superiori a squadre che in questo momento ci precedono in classifica. Per fare questo abbiamo le qualità tecniche di organico adatte a quel tipo di competizione, a quel tipo di livello. Dobbiamo crescere come squadra. L'ultima partita non siamo stati continui nell'arco dei 90 minuti, in alcuni momenti abbiamo fatto bene, in altri momenti meno bene, però dobbiamo ricercare questa continuità, questo filo conduttore del gioco che dobbiamo sempre tenere davanti. Ma il gioco significa mettere dentro nella gara un milione di altri aspetti, a partire dalla coralità, a partire dall'aggressività, a partire dall'intensità, a partire dalla compattezza di squadra. In una partita di calcio ogni aspetto che riguarda il momento in cui attacchi o ti difendi o la gestione delle transizioni è fondamentale. Questo è l'obiettivo che abbiamo, andare alla ricerca di questo filo conduttore, di darci un modello organizzativo e una mentalità importante che possa passare, mi auguro, ed è fondamentale ed è indispensabile anche dai risultati. Quindi lo so, decisive per gli altri, per noi sono molto importanti, ma perché poi i punti li dobbiamo fare, non è che possiamo andare alla ricerca soltanto di elogi eccetera. Dobbiamo essere consistenti, sostanziosi, equilibrati, intraprendenti, e darci quel tipo di dimensione in campo e accettare il confronto anche con le squadre che in questo momento sono davanti a noi, ma solo attraverso il filo conduttore del gioco e quindi il modello organizzativo di squadra si può pensare di poter essere competitivi nel tempo, insomma. Sì, mister, quanto riguarda la partita con la Casertana, come lei giustamente ha detto, su un Catanzaro poco continuo, poco, alcuni tratti anche un po' così, particolarmente attendista, non so come definirlo. Però in settimana ho visto un Catanzaro che si è allenato ad alta intensità, anche sul sintetico, ho visto probabilmente anche qualcosa in avanti, dato che mi sembra che Tulli ha avuto qualche problemino, in settimana non si è allenato.
sul fronte offensivo si potrebbero avere altre, trovare altre soluzioni? Sul fronte offensivo è sulla strada del recupero Canutè, che come sapete è stato vittima di una piccolissima infrazione a un dito del piede. Tulli lo stiamo gestendo, non sarà disponibile per Francavilla perché anche lui ha una contusione al collopiede, ma sono tutti giocatori che, a parte la gara di sabato, saranno disponibili perché già stanno lavorando in funzione di quello. I cambiamenti, sì, detto questo, e l'assenza anche di Dilivio, non siamo tantissimi davanti in questo momento, però ad esempio due giocatori come Di Piazza e Bianchimano possono coesistere bene. Ci siamo orientati nel lavoro settimanale dal punto di vista della fase offensiva con queste scelte iniziali, possono fare bene, sono due giocatori di qualità, sono uguali ma diversi, quindi si completano bene. Probabilmente quello è l'assetto che sceglieremo. Al di là di questo aspetto qui, si giocherà in una settimana tre partite di spessore, di cui due le andremo a fare su due campi sintetici, su superfici a cui noi non siamo abituati, fare gare nei campi sintetici dopo la gara, qualche strascico te lo lasciano, no? Soprattutto perché non sei abituato, ma sono piccoli dettagli. Comunque la rosa, sono tantissimi giocatori, quindi può essere che in funzione della gara di sabato e delle tre gare in una settimana ci possa essere anche qualche piccolo cambiamento, ma deve andare in campo sempre il solito Catanzaro. Dobbiamo andare alla ricerca di un modello di gioco organizzativo importante, che, voglio dire, non è che partiamo da zero, stiamo lavorando su questo, abbiamo dimostrato di poterci essere, a parte la gara di domenica scorsa in cui non siamo stati continui e ordinati nell'inseguire questo filo conduttore di gioco. Quindi stessa cosa potrebbe essere al centrocampo? Certo. In tutti i reparti, sugli esterni, anche dietro, potremmo, nella logica delle alternanze, siccome poi ci sono tanti giocatori che sono cresciuti, ad esempio io ho parlato di Statella qualche tempo fa, Statella è un giocatore che adesso è completamente diverso rispetto a prima, e sta bene, quindi è un giocatore che potrebbe fare anche della gara, così come dietro ci sono tanti giocatori che... Martinelli rientra dalla squalifica, però ci sono tanti giocatori che sono in grado di fare bene, da Riggio a... Terrei conto anche dei diffidati, della situazione di diffidati delle scelte. Può essere probabile, perché anche questo è un aspetto importante. C'è Martinelli, De Riso squalificati, vedremo. Tutti no, poi dobbiamo giocare con la mente libera, non è che noi dobbiamo pensare alla gara di sabato. Ma più che pensare alle altre gare, dobbiamo pensare alla gara di sabato, e siccome abbiamo un organico in cui la possibilità di scegliere senza che questa squadra possa perdere competitività è palese, l'allenatore ha il dovere di farlo, però non ha ancora deciso nulla e come sempre deciderò all'ultimo momento, mettendo sul piatto della bilancia ogni aspetto e anche ogni piccolo particolare. Mister, si affrontano due squadre molto qualitative, specie in attacco, però allo stesso tempo due squadre fisiche. Ha non so, impostato il lavoro settimanale anche da questo punto di vista, perché effettivamente Francavilla è una squadra che punta anche sull'aspetto fisico, specie di difesa, e rispetto alla gara precedente si attende qualcosa in più da qualche elemento? Mi riferisco a una specifica di Piazza. No, di Piazza sta facendo bene, gli elementi... Chi è stato scelto sta facendo la propria parte. Francavilla è una squadra fisica, sicuramente, ma non è soltanto una squadra fisica, perché poi è una squadra che ha anche qualità, è una squadra che, se andate a vedere l'organico, ha giocatori di spessore per la categoria. Ho detto prima che secondo me in questo momento è decima, ma il potenziale della rosa è... secondo me di gran lunga superiore al decimo posto, e quindi credo che questo lo sanno anche loro. E poi è una partita in cui si affronteranno due squadre organizzate. Ho detto prima, l'andata è stata una bella gara, mi auguro che sia altrettanto al ritorno, ma sono sicuro che il confronto sarà sul campo e non attraverso la cattiveria. Poi è chiaro che si gioca a calcio e insomma non si possono fare gli inchini all'avversario, l'aspetto agonistico in una partita di calcio è molto importante. Posso chiedere su Carlini, mister? No, ma Carlini può giocare dappertutto, può giocare da punta, per come giochiamo noi,
può fare il trequartista, può fare il terzo di centrocampo, può fare tanti ruoli. Non è mai stato lui un esterno, ma noi non giochiamo con nessun attaccante esterno, perché non, nei nostri criteri di gioco difficilmente ci sono giocatori che lavorano sul binario laterale. Parlo dei giocatori d'attacco, perché quelle corsie vanno sfruttate da parte degli esterni attraverso gli inserimenti. Se noi usassimo delle punte alte che corrono soltanto sui corridoi laterali o sui binari laterali, è chiaro che chiuderemmo spazio per chi arriva da dietro. In realtà, quindi, è un giocatore che per noi va benissimo, può fare tanti ruoli, ci può dare anche la possibilità di cambiare. Carlini però è uno di quei giocatori che è arrivato da poco e che non stava benissimo quando è arrivato. Adesso chiaramente di settimana in settimana la condizione cresce, e di questo non ne sono certo. Mister, tornando ad attimo alla Casertana, però forse il lato positivo potrebbe essere che il Catanzaro di quel tipo di partite in passato le ha perse. Lei non c'era, mi riferisco in particolare al Monopoli, la stessa Ternana. Quindi forse può essere stato anche un passo positivo aver preso comunque un punto in partite che in passato si erano perse. E poi la seconda considerazione: il Catanzaro ha perso Di Gennaro, ma ha trovato un grande player. Beh, purtroppo Di Gennaro lo sapevamo, poi diciamo che abbiamo scelto bene. Sul punto perso, sui punti persi, il passato, il presente, non lo so, non abbiamo fatto una buona gara. Io non sono abituato a valutare sui punti che facciamo, soprattutto se questi punti magari li ottieni senza grandi meriti. Non abbiamo fatto una buona gara, non è che il pareggio sia un risultato immeritato per noi, non meritavamo di vincere, forse avremmo potuto anche farlo attraverso qualche episodio, però complessivamente non siamo stati né ordinati né continui, e questo è il problema. Molto è dipeso secondo me anche da questo lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare, ma non è che è orientato a nulla. Per far crescere la condizione di alcuni che erano un po' in ritardo, quindi dal punto di vista della capacità di tenuta e dal punto di vista proprio dell'espressione di forza, c'è bisogno di lavorare. Se non lavori è molto difficile che, mettendoti in una boccia di vetro per virtù dello Spirito Santo, improvvisamente acquisisci la condizione migliore. C'è bisogno di lavorare, e durante il campionato, durante la competizione, alcuni lavori possono rimanere sulle gambe, però se non si danno degli stimoli adeguati ci vuole molto più tempo. Però adesso stiamo molto meglio, parlo con tutti quelli che sono arrivati dopo, quindi mi riferisco ai Di Piazza, ai Tulli, ma anche allo stesso Canutè, che ha avuto un momento Atanasov, eccetera. No, siamo competitivi, giochiamoci queste partite. Ciò che conta è il filo conduttore del gioco, non dobbiamo mai smarrire, quello è fondamentale. Crede che sia mancata anche un po' la rabbia con la partita con la Casertana? No. Abbiamo commesso tanti errori, anche gratuiti. Questo poco ordine e questa discontinuità ci è dipesa da tanti errori e da tante scelte che non abbiamo fatto nel modo appropriato ed adeguato. Però non è stata tutta così la partita, perché poi verso la fine del primo tempo abbiamo fatto molto meglio rispetto all'inizio del primo tempo. L'inizio del secondo tempo è stato molto positivo, poi magari attraverso alcuni cambiamenti non abbiamo avuto magari l'apporto che potevamo pensare di avere, e la partita è continuata così a essere un po', però una partita che ormai è finita, che insomma dobbiamo prendere atto soprattutto degli aspetti su cui lavorare.